Ma non sei a dieta? No, non sono a dieta, sono in tisanoreica. Unendo le mie antiche tradizioni erboristiche a studi scientifici all'avanguardia, ho creato il sistema dietetico Tisanoreica. Chiedi il sistema dietetico brevettato Original Tisanoreica di Gianluca Mac. Non sono a dieta, sono in tisanoreica ed è buonissima! I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore e richiedi l'invito per l'esclusiva cocktail party del 12 giugno a Urbino Resort con Gianluca Mac. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. Ti piace cantare, ballare e recitare? Esprimi la tua arte e divertiti. Le iscrizioni al Macerata Sveltra Got Talent sono aperte. Scrivi una mail a proloquomaceratafeltre@email.it e non mancare alla finale del 30 luglio. L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre il centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Di Tridenti è anche l'unico collegio che è di proprietà della Regione Marche e ha bisogno di fondi per il suo mantenimento. Il tema degli investimenti è un tema strategico per la Regione, per l'economia, per lo sviluppo e anche per la qualità degli spazi che utilizziamo per i servizi. Sono molti anni che gli investimenti sono bloccati in tutti i settori, dalle strade alla difesa del suolo all'investimento sanitario e all'investimento dentro le infrastrutture che erogano, credo, preziosa accoglienza a tanti giovani. L'idea di applicarsi per rimettere in moto gli investimenti significa dare una bella risposta da tutti questi punti di vista. Ne ha bisogno il sistema e aprire una nuova stagione di investimenti segnerebbe proprio un cambiamento importante. In secondo luogo, l'idea dei giovani mi sembra ben mirata, perché oggi quello che più cogliamo è un dato di disoccupazione al 30% giovanile che fa pensare a energie, intelligenze, risorse che rimangono fuori dall'opportunità di essere colte e dare una mano a questo paese che ha bisogno di quell'energia, ha bisogno di quell'intelligenza, ha bisogno dei giovani. Metterci questo puntatore non solo simbolicamente su un luogo ma anche su un tema come quello di candidarsi a città europea per i giovani, significa riaprire un dialogo, tenere forte una tensione e far capire a tutti quanti che c'è il desiderio di recuperare queste energie, queste volontà alla nostra comunità. Quindi un doppio effetto, lavorare per progetti che parlano di Urbino, parlano delle Marche, ma di nuovo mettersi in moto perché non vogliamo lasciar perdere una battaglia così importante come quella di dare ai giovani italiani delle prospettive di lavoro, di crescita individuale, di opportunità e di studio.